Togliti i jeans che andiamo a fare una ghirlanda. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già Ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti in Ombretta su Arte per te. No, no, non toglieteveli i jeans, lasciateveli su, ma prendete quelli che non usate più, perché oggi andiamo a fare una ghirlanda con un pigiamino vecchio di Enzo e un paio di jeans vecchi di Enzo, che ho tagliato a quadratini e ho trasformato in una bellissima ghirlanda fuori porta o in alternativa un bel centrotavola portacero. Spostiamoci di là e andiamo a vedere come si fa. Ed ecco l'occorrente per creare la nostra bellissima ghirlanda. Pistola per colla a caldo e stecche. Un anello in polistirolo lo trovate in tutti i negozi di belle arti, anche in molti casalinghi, anche in molti empori di questi cinesi. Delle vecchie palline di Natale, io ho queste piccolissime che fanno proprio al caso mio, e dei piccoli pezzettini di stoffa. Io ho qui ritagliato un vecchio jeans di Enzino e un suo vecchio pigiamino a quadretti. La mia sarà una ghirlanda in jeans e scozzese e kilt. Qualcosa per infilzare la mia ghirlanda e basta, quindi io userò questo attrezzino, un bulino qualunque, un qualunque, comunque anche uno stuzzicadenti va benissimo, e cominciamo subito. Allora, come costruirò la mia ghirlanda? Io farò una striscia centrale tutta con i quadretti e due strisce laterali esterne tutte in jeans, a custodire appunto questa parte più sofficiosa al centro. Come poggio i miei quadratini? Angolo con angolo, angolo con angolo, così a saccottino. Quindi schiaccio il fondo, presso la colla e lo attacco, così semplice semplice. Quindi un punto anche al centro e faccio la seguente: 1 2 3 e 4, voilà. Faccio questo doppio passaggio per non bruciarmi le dita, perché potrei mettere la colla al centro, schiacciare tutto e posizionare. No, vi brucereste. Fate un primo giro e poi uno subito accanto. Piano piano, con tanti pezzettini di stoffa, fate i vostri fagottini e ordinatamente posizionateli l'uno accanto all'altro. Fatto questo giro con la stoffina a kilt, mettiamo nella parte laterale interna ed esterna il jeans. Col jeans metto il punto di colla al centro, poi ho fatto così anche per l'altro, chiudo il fagottino perché il jeans è più spesso, quindi non ho paura di bruciarmi, e semplicemente appoggio così e chiudo tutto il cerchio interno. Ok, fatto il cerchio centrale, adesso arricchisco quello laterale. Completato tutto il giro, copriamo questa parte con dei pezzettini di jeans, semplicemente così appoggiandoli e lasciando, guardate, vi faccio prima a farvi vedere, sporco di colla a caldo e poggio così. Tanto la parte in eccesso si andrà a mimetizzare con il resto della ghirlandina, visto? Non si vedrà proprio. Quindi proseguite accavallando pezzi l'uno sull'altro. Fatta la parte posteriore, rigiriamola sull'anteriore e cominciamo la parte più divertente, cioè inseriamo le nostre sfere di Natale. Un punto di colla lì dove vogliamo che stiano e inseriamole. Pezzetto di jeans, faccio un laccetto, ma potete farlo comunque con qualunque cosa, anche con un laccetto vero e proprio rosso. Scegliamo una parte che vogliamo sia messa più in evidenza e appiccichiamo
il nostro gancio per appenderla. E la nostra ghirlanda per le buone feste, molto country ma anche molto calda e accogliente, è pronta. Può essere usata anche come centrotavola con un bel candelotto qua al centro, magari coperto da un vaso di vetro, sapete, le candele in vetro, in modo che scongiuriamo qualsiasi problema di incendio, essendo questa roba infiammabile. Bene ragazzi, spero che questo progetto vi sia piaciuto, vi lascio le foto e noi ci vediamo dopo, ciao! Che facile fare una ghirlanda carina, rifinita, country, calda, che sappia di casa, di chalet, di montagna e di Natale, ma soprattutto di riciclo creativo. Bene, bastano pochi gesti per creare l'atmosfera. Io spero che questo progetto vi sia piaciuto, se è così regalatemi un simpaticissimo pollice in su e condividete questo video sulle vostre pagine Facebook. Vi aspetto sempre sui miei altri canali, Due Cuori Una Cappa, Ombretta e Insino vi aspetta su Poti Toys, ma soprattutto vi aspetto sulle mie pagine Facebook, ne ho una per canale, e su Instagram. Venitemi a cercare su Instagram, Arte per te. Vi aspetta sempre a braccia aperte, ma a braccia aperte vi aspetto sempre io, sempre qui per il prossimo video. Da Ombretta ed Arte per te è tutto, buona preparazione al Natale, a presto, ciao!